preparando la cena. Allora, oggi voglio fare una torta rustica con zucchina e questa, il peperone e yogurt greco. Adesso vado a lavare questi due ortaggi e poi li vado a fare a pezzettini. Io vado a grattugiare la zucchina con questa grattugia qua, in modo da ottenere dei pezzetti molto piccoli e sottili. Il peperone invece lo taglio a pezzettini molto sottili. C'ho delle strisce che poi taglio a pezzettini piccoli, così. Ecco qua ci sono le zucchine e i peperoni. Adesso con la carta da cucina io vado un po' ad asciugare il tutto e togliere un po' di acqua che fuoriesce, vedete, da queste verdurine. Allora, in questa ciotola ho messo tre uova che adesso vado a mescolare con la frusta. Intanto qua ho preparato già il tonno, una scatoletta di tonno sgocciolato. Qua abbiamo 100 ml di olio di semi e 70 ml di latte. Se non vi piace il latte, metteteci l'acqua. E qua ho lo yogurt, tutto il vasetto 150 grammi di yogurt. E qua ho una confezione da 70 grammi di parmigiano reggiano, ce lo mettiamo tutto. E qua c'è la farina, sono 200 grammi di farina più lievito, una bustina. Allora inizio a mescolare le uova. Io metto, ho già cominciato a mettere il latte, mi ero dimenticata di filmare, quindi il latte, l'olio, mescoliamo e poi aggiungiamo lo yogurt. Adesso ho aggiunto anche lo yogurt e vado a mescolare il tutto, cioè amalgamarlo. Aggiungo anche un pizzico di sale. Però, volendo, potete anche non metterlo perché tanto metteremo il parmigiano che dà comunque la nota salata. Andiamo ad aggiungere la farina, eccola qua, e andiamo a mescolare bene. Non si devono formare i grumi, quindi cercate di ottenere un composto liscio, omogeneo. Adesso vado ad aggiungere all'impasto il tonno. Io l'ho un po' spezzettato con una forchetta, lo mettiamo dentro. Mettiamo il parmigiano, potete mettere 60-70 grammi di parmigiano. Ecco qua, aggiungo peperone e zucchina. Allora, io ho versato l'impasto in questa teglia da 20 cm foderata con della carta forno. Mettiamo adesso la tortina in forno, che è preriscaldato a 180 gradi. Qua la torta rustica appena sfornata, è stata 40 minuti in forno e adesso si deve raffreddare. Questa è una torta rustica molto umida dentro, quindi non vi preoccupate se la vedete super umida, non è non cotta, è cotta, ma fatela raffreddare. Poi questa la potete conservare in frigo per 3-4 giorni. Ecco qua, la torta è nel piatto, adesso io me la mangio, faccio cena. Qui c'è la torta che ho estratto dal forno. E niente, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate e io vi do appuntamento al prossimo video, forse con un'altra ricetta. Ciao ciao!